Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti. Ci sono dei brani nella parola che ci ispira in una maniera particolare, ci sono dei brani nella Bibbia e nei Vangeli che parlano in una maniera particolare ai credenti. E personalmente di volta in volta nel corso della mia vita questi brani sono cambiati. In questo momento c'è un brano particolare che parla in maniera profonda al mio cuore e vorrei leggerlo insieme, un brano che mi eccita molto, è questo qua. Ok. È il Vangelo di Matteo al capitolo 1, versetto 2. Lo leggiamo assieme. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Perez e Zecar da Tamar. Perez generò Kerson, Kerson generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Raab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Isai, e Isai generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era la moglie divina. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Jeroam, Jeroam generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, altra pagina, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Sealtiel. Sealtiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiduid. Abiduid generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eliazar. Eliazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Non vi eccita? Vi sentite eccitati? Non vi emoziona questo brano? Francamente dovrebbe. Aspettate un attimo. Perché anche io, fino a qualche tempo fa, quando arrivavo nelle genealogie della Bibbia, prendevo e saltavo sotto a trovare qualche brano dove c'era più carne, qualche cosa che mi eccitasse, che mi piacesse di più, che mi parlasse al cuore. Ora, sapete che cos'è un albero genealogico, vero? È null'altro che l'elenco delle persone che hanno preceduto una certa persona e possono essere fatti o dal lato del padre o dal lato della madre. Matteo in questo caso sceglie la linea maschile della genealogia di Gesù. Normalmente si fanno gli alberi genealogici, o perlomeno si facevano gli alberi genealogici per le persone importanti, ormai è diventata una cosa commerciale, per cui se volete vi fanno anche l'albero genealogico vostro. Tanto tipo adesso, però di norma si facevano per le famiglie importanti, tipo in Italia per gli Agnelli, la famiglia Agnelli, questo è l'albero genealogico della famiglia Agnelli, che sono i fondatori della più grande industria italiana, la Fiat. Oppure che so, in Gran Bretagna c'è l'albero genealogico della famiglia Windsor, no? Questo è l'albero genealogico di tutta quanta la famiglia. Sono dei re di Inghilterra, delle regine di Inghilterra. Che so io, in America ci potrebbe essere l'albero genealogico della famiglia Trump. Sorry. Questa è l'albero genealogico della famiglia Trump. Ok, di norma gli alberi genealogici servono per vantarsi di qualche cosa, di dire guarda che bella famiglia che c'ho. Non so, sai, c'avevo uno zio arcivescovo, cose importanti, questa è una cosa soprattutto italiana. Questo, allora, se gli alberi genealogici servono per vantarsi
dei nostri antenati, dei nostri dei nostri ancestors, come dice Janet in questo momento laggiù, traducendo in inglese, a chi serve l'albero genealogico? A Gesù, serve a Gesù di vantarsi dei propri antenati per dimostrare che vale. La genealogia di Gesù è lì per dimostrarci che lui è il re dei re, perché ha una gran bella famiglia alle spalle, una famiglia che nei secoli passati che hanno servito Dio in maniera esemplare, che sono stati tutti quanti bravi, sempre sottomessi al Signore, sempre nel Signore, oppure è lì per un altro motivo. Quello che voglio fare oggi è la prima predicazione, forse anche l'ultima, questa sarà una predicazione ad estrazione, per cui non c'è una predicazione santa. Io qui ho messo in questa scatoletta tutti i nomi degli antenati di Gesù, ok? Li andremo ad estrarre, chiaramente non tutti quanti, perché sennò ci facciamo le tre di notte qua, e vedremo la storia. Il primo lo scelgo io, che chiaramente predico io, faccio quello che si fa. Primo, Abramo. Abramo. No, è dopo. Abramo. Con Abramo Dio ha incominciato il progetto di un popolo suo. Abramo è stato, perché con Mosè aveva riformato la creazione, con Noè, scusate, aveva riformato la creazione, e con Abramo comincia la storia del popolo. Difatti la genealogia di Gesù inizia da questa parte, non con Adamo, ma comincia con Abramo. Abramo ha incominciato il suo progetto tramite queste parole: guarda il cielo e conta le stelle se puoi, e soggiunse, sta parlando Dio, tale sarà la tua discendenza. Ma che tipo è Abramo? Un tipo perfetto, sicuro di questa promessa, volitivo, che non aveva paura di niente, sfidava perché sapeva che Dio era con lui e che aveva fatto questa promessa. Allora cominciamo a dire che subito che Abramo aveva sposato sua sorella, anzi la sorellastra Sarai, che poi viene chiamata Sara, era la figlia di suo padre e di un'altra madre. Ora all'epoca ancora non c'era la legge scritta, ma Dio, quando scriverà la legge, dirà che queste cose non sanno da fare. Per cui supponiamo che già all'epoca Dio non è che guardasse molto bene il rapporto che Abramo aveva con la sua sorellastra. Vabbè, aveva questo problema di aver sposato sua sorella, però almeno sarà stata una persona molto coraggiosa, volitiva. Vediamo un po' se è così. Genesi 12, 11, 13. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi ti uccideranno, ma a te lasceranno in vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene in amore di te e la mia vita mi sia conservata per amor tuo. Bella personcina, guarda, non gli diciamo che tu sei mia moglie, perché sennò mi accoppano e ti portano via per avere rapporti con te. Allora invece diciamo che sei mia sorella, e siccome tu sei bella e tutti quanti ti vorranno, io ne darò un vantaggio per me, avrò la vita e tutti mi tratteranno bene. Che bel marito vorreste tutti quanti, donne, un marito così, vero? Dice, vabbè, l'ha fatto una volta sola, ha sbagliato, anche perché poi il faraone prenderà Sarai come sua moglie, ma il Signore farà in maniera che Sarai e il faraone non abbiano rapporti, perché cominceranno a succedere tutte le peggio cose al faraone, e quando gli diranno guarda che ti succedono perché quella non è la sua sorella ma è la moglie di Abramo, il faraone dirà: ecco di tua moglie, vai via. Avrai imparato la lezione, vero Abramo? Genesi 20, 2, 1, 2. Abramo partì
verrà scoperto, perché il re della zona voleva prendere sposa Sarai, perché era molto bella, quando il Signore gli mandò un sogno dicendo: guarda, non la prendere perché non è la sua, è la moglie di Abramo. E in questo caso fu cacciata, per cui Abramo non è proprio questa stirpe meravigliosa da mettere come esempio. Ok, vogliamo passare, se chi è che c'è qualcuno che mi passa, Maria, passa un attimo, prendete un foglietto e tiriamolo sulla sorte. Allora vediamo un po' che ha tirato fuori. Roboamo. bene, Roboamo. Allora numero mi dovete cercare, il numero 11. Roboamo era il figlio di Salomone, del re, del grande re Salomone, del saggio re Salomone, del accorto re Salomone. Sarà stato un re meraviglioso, anche lui era. Mentre lui regnava in Giuda, c'erano due regni, il regno del nord e il regno del sud, Israele, lui regnava in Giuda. Succedeva nel suo posto, succedeva questo. Prima re 14:21-23. Gli abitanti di Giuda fecero ciò che è male del Signore, e con i peccati che commisero provocarono la gelosia del Signore più di quanto avesse fatto i loro padri. Per cui era male prima, qui è molto più male. Costruirono anch'essi degli alti luoghi con statue e idoli di Astarte, diavolo, su tutte quelle alte colline, sotto ogni albero verdeggiante, si era ritornato ad adorare le cose piuttosto che la creatura piuttosto che il creato. C'erano anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Bella situazione, diciamo che sarà un caso, abbiamo pescato male. Va bene, chi è il prossimo? Chi è che vuole dirmi un numero? Matteo 6, Salmon, benissimo, il numero 6, mi è andato al numero 6? Allora, Salmon, non c'è, perché di Salmon non si sa praticamente nulla. Si sa però che era sposato con una ex prostituta, Rahab. Niente con il contrario con le ex prostitute, però era questa la situazione di Salmon. Non metterei nella mia genealogia uno che aveva una ex prostituta. Ok, prossimo, chi volete? Davide. Oh, allora qui abbiamo più pesante, qui abbiamo più pesante. Numero 9. Davide, figlio di Isai, pastore prima e re. Son of Jesse. Ok. Colui di cui vi diceva: Davide ha un cuore secondo il mio cuore. Meglio di così. Lo metto proprio a lettere grandi, perché è l'esempio che voglio seguire. Peccato che Davide era un adultero e un assassino. Seconda Samuele 11:2-4, poi versetto 14. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo di Salomo. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'antico. Davide mandò a prenderla. Lei era da lui ed egli ci unì a lei, si era purificato della sua impurità. Poi lei tornò a casa. Poi saltiamo qualche versetto. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab, che è il capo dell'esercito, e gliela mandò per mezzo di Uria, che era il marito di Bathsheba. Nella lettera aveva scritto così: mandate Uria al fronte dove più in furia la battaglia, poi ritiratevi da lui perché gli è scolpito e muoia. E così accade. È la verso Cina, vero?
anche questo io non lo metterei nella mia genealogia. Poteva, può aver fatto tutto quello che gli pare, ma non è una persona di mia. Prossimo numero. 8 Isaia. 8 Isaia. 8 Isaia. Benissimo, andiamo al numero 8. Isai è il figlio di Obed. Obed era il figlio di Boaz e Ruth. Poi vedremo se ci arriviamo adesso, facciamo qualche minuto, non li faremo tutti. Isai non è male, non è male. Era. Però Isai aveva un brutto vizio di voler cercare di dirigere il volere di Dio. Faccio un esempio. Quando il Samuele arrivò presso la famiglia di Isai, perché il Signore gli aveva detto: guarda, da quella famiglia uscirà il nuovo re di Israele, per cui vai e ungilo. Allora Samuele arrivò, si presentò ad Isai e disse: guarda, il Signore mi ha detto di ungere uno dei tuoi figli come re. Allora, dove sono? Me li fai vedere? Certamente, erano tutti quanti là. Sapete quali gli presentò Isaia? Il più bello, il più alto, il più muscoloso, quello biondo con gli occhi azzurri, bello, enorme. E non era questo. E piano piano gli mostrò a calare, quello era il suo favorito, poi gli mostrò un altro che era un pochino meno favorito, ah, poi un altro che era un po' meno favorito, fino a tutti quanti, e fin dice: guarda, sono finiti i figli, non ci sono più. E Samuele gli disse: ma sei proprio sicuro che sono finiti? Ah sì, c'è Davide, ma è il ragazzino che sta con le pecore là su. E il Signore disse: è lui, è lui. Isai non è che si fidava molto, era bravo, ma voleva dirigere il comandante Samuele. Anche questo nella mia genealogia non ci vorrei, se devo essere proprio onesto. Prossimo numero. Giacobbe, numero 3. Un altro eroe, Giacobbe, grandissimo Giacobbe. Giacobbe, figlio di Isacco, pastore, faceva il pastore. Giacobbe non è proprio che era uno di quelli che si dice un buon fratello, Sapeva che Isacco aveva un debole per suo fratello Esaù. Esaù era il favorito di Isacco, Isacco già non era perfetto di per sé, mentre lui era il cocchino di mamma Rebecca. Allora, in origine già aveva estorto la primogenitura di Esaù con l'inganno, nel senso che Esaù era arrivato, stava lavorando, cioè aveva una fame che non ci vedeva, c'era lì Giacobbe che stava mangiando un bel piatto di fagioli e disse: guarda, c'ho fame, dammi qualche cosa da mangiare, no? Io sono piatto di fagioli a mio, se tu lo vuoi mi devi scegliere la tua primogenitura. Esaù cedette la primogenitura per un piatto di fagioli. Però insomma, sì, sai, queste sono cose che si dicono. In fondo sarebbe stato Isacco che doveva decidere su chi avere l'eredità. Sapendo che Isacco era alla fine della vita e era cieco, Giacobbe prendendo suggerimenti da sua mamma Rebecca, fece in maniera di estorcere la benedizione a suo padre Isacco, che all'epoca consentiva. In pratica era come un'eredità a favore della persona a cui veniva data la benedizione, ok? Però era un problema. Esaù era particolarmente peloso, tanto peloso, ma proprio tanto, attualmente sarebbe stato curato per irsutismo. Perché che cosa fece? Gli disse: guarda, vai e parla a tuo padre, tanto non ci vede. E Giacobbe gli disse: ma scusa, e se mio papà mi può sentire visto che non ci vede? Io non so, però lo so, non c'ho un pelo, ma manca a pagare l'appeso d'oro. Va, prendi delle pelli di pecore, mettetele sul collo e sulle mani, mazza la terra rosa. E così fece, infatti questo successe, arrivò da
Isacco che ha pensato a Giacobbe, ma sei proprio tu Esaù. Vieni un po' qua, fammi un po' sentire come sei. Certamente, arrivò là, gli diede le peli invece che le mani. E questo è il senso di Genesi 7, 22, 25. Giacobbe si avvicinò a suo padre Isacco e come questi lo ebbe da stasso. La voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono pelose. Sono quelle di Esaù. Non lo riconobbe perché le sue mani erano pelose, come le mani di suo padre Esaù. Benedisse. Disse, tu sei proprio mio figlio, Esaù, perché un dubbio ce l'aveva. E a quel punto, un minimo di onestà, Giacobbe guarda papà, non so Esaù, so Giacobbe con le mani di piene di pelle di pecora. E gli rispose, sì, so io. E Isacco gli disse, portami da mangiare la selvaggina, figlio mio, e io ti benedico. E così. Giacobbe, uno degli eroi della storia del popolo di Dio, è questo. È uno che storcia un padre parente l'eredità per non farlo avere un fratello. Bella genealogia. Sarà pagati, perché sicuramente qualche uno però c'è. Salomone 10, qui andiamo sul normale, cioè è chiaro, qui caschiamo proprio bene. Perché Salomone, che è il figlio di Davide, è il re, famoso per la sua saggezza, famoso per la sua giustizia. Peccato che era sesso dipendente. Prima re 11:1-3. Il re Salomone, oltre alla vita del faraone, aveva molte donne straniere, molte, tante: Moabite, Ammite, Ismene, delle Sidosi, Sidonie, delle Tite, donne appartenenti a popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo perverterebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone e i suoi amici ed ebbe 700 principesse per moglie e 300 concubine, e le sue mogli pervertirono il loro cuore. E beh, certo, dover da mangiare a mille tra mogli e concubine, era ricco, però insomma, per pagare gli alimenti, voglio vedere. Ok, per cui anche questo io non lo metterei. Uno che dice di essere del Signore, poi ha mille donne, i quali gli fanno adorare dei stranieri. Scusa, non fa parte della mia genealogia, per favore. Lucia? Giuda, che non è Giuda quello che ha preso Gesù, ma è Giuda numero 4. Giuda numero 4, e il figlio di Giacobbe, uno dei figli di Giacobbe. Il padre aveva fatto quello che aveva fatto, però gli aveva dato una bella educazione a questi figli. Giuda aveva un sacco di fratelli, tra cui uno che si chiamava Giuseppe e era il cocchetto di Giacobbe. Ora si sa che in famiglia le cose spesso non vanno bene, per cui Giuda, con tutti quanti i fratelli, non era soltanto da solo a fare questa cosa, dice: dai, perché non l'ammazziamo a Giuseppe? Che bella idea, ammazziamo Giuseppe, così non facciamo problemi. Però Giuda a un certo punto dice: no, un attimo, poi perché l'ammazziamo? E fammici qualche soldo, no? Facciamoci qualche soldo, vendiamolo, così prendiamo pure Parista, Genesi 7, 37, 25, 27. Giuda disse ai suoi fratelli: che ci guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, la nostra casa. I suoi fratelli gli hanno detto: beh, insomma, il voto che facciamo non l'ammazziamo, lo vendiamo soltanto agli ismaeliti. Bello come fratello. Nemmeno questo io vorrei nella mia genealogia. Il fratello che vende un fratello per soldi a degli ismaeliti non mi piacerebbe.
Dai, ne facciamo un altro solo, dai. 2 Isacco. 2 Isacco, 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 almeno Isacco, dai. Isacco, numero 2. Isacco, Isacco, che era il figlio di Abramo, aveva preso dal padre tutto, anche una abitudine che è questa. Genesi 26, 6, 10. Così Isacco rimase a Gerazza. Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, e la rispondeva: è mia sorella. Oh, l'ha preso dal padre, e mia sorella, è mia sorella. Perché aveva paura di dire a mia moglie. Non vorrei, gli pensavo che la gente del luogo mi uccida a causa di Rebecca. Tale padre, tale figlio, si è fatta la fotocopia. A Montegiascone si dice, che adesso voglio vedere come lo traduce lei, come sono fatte le fuscelle per una notte. Come sono fatte le fuscelle? La fucella è il posto dove si mette la parte per fare la ricotta, per cui chiaramente come la forma della fuscella è la ricotta, e Isacco e Isacco ha venuto come era la fucella suo padre. Ok, fermiamoci. Ok. Dopo io me la rivedo, hai capito? Lo faccio apposta, allora fermiamoci qua, perché come avete capito la genealogia di Gesù è fatta praticamente di tutte queste persone. Nella genealogia di Gesù ci sono anche 11 re di Israele, di cui 5 sono disastrosi, 4 sono un po' meglio ma nemmeno tanto, e solo 2 erano realmente fedeli al Signore. Per cui se uno dovesse mettere nella genealogia di Gesù tutti quelli che erano veramente fedeli, 2, 3, ma nemmeno quelli, perché poi la Bibbia non dice tutto quello che dice. Allora vi ripeto la domanda che ho fatto all'inizio: la genealogia di Gesù serve per vantare i parenti di Gesù come persone da seguire, per vantare degli antenati perfetti, oppure altro? La genealogia di Gesù è lì a dimostrare che Dio non usa superuomini, ma usa uomini con i loro difetti, uomini con i loro sbagli, uomini che talvolta hanno vissuto situazioni terribili, con genitori senza morale, dissoluti, peccatori e satanici, ma che sono stati capaci di tornarsi. Non superuomini, ma uomini che sono stati capaci di tornare al Signore. Abbiamo detto che la linea che la genealogia di Matteo è della linea maschile. Poi c'è un'altra genealogia in Luca che segue la genealogia al femminile. Ma in una genealogia maschile, mi dirai un attimo la genealogia di Gesù sulla quella principale? Ok? Allora, in una genealogia maschile sembra strano che ci siano. Allora, è una donna. Perché in una genealogia maschile c'è una donna? Davide, genealogia romana, è quella che era stata la moglie di Uria, specifica, non metti il nome, Bathsheba, è una donna. Dove l'altra? Rahab, la prostituta, nella genealogia maschile. 3 donne sono citate: Rahab, una prostituta, Ruth, una vedova straniera, pagana.
e la moglie di Uria, Basceba, un'adultera. Sono lì per dire che non solo Dio non usa soltanto uomini e non superuomini, ma non usa nemmeno superdonne, ma usa donne. Donne. Donne imperfette, donne peccatrici, ma capaci di stare nel solco dettato da Dio. E sto facendo uno studio e a settembre cominceremo una serie di pubblicazioni sulla storia più bella della mia, che è stata mai scritta al mondo. La storia di Ruth e Boaz. Storia stupenda, meravigliosa. Andremo per 4 settimane capitolo per capitolo, perché è una storia emozionante, mi dico com'è. E Ruth è una parte importante nella storia della salvezza, perché è quella che sta dentro la genealogia di Gesù. Ma vorrei portarvi una illustrazione. Questa è una catena, no? Questa è una catena. Nel piano di Dio, ogni credente, ogni neocredente è il primo anello della catena. Io come famiglia sono stato il primo che si è battezzato, per cui ero il primo anello della catena della mia famiglia come credente. Poi il Signore mi ha dato la gioia di battezzare mio figlio Benjamin, che era il secondo anello della catena. E poi lo stesso anno mi ha dato la fortuna di battezzare mia mamma, e a quel punto non ero più io il primo anello della catena, ero diventato il secondo anello della catena. Una catena è fatta di tanti anelli. Ci sono anelli forti e ci sono anelli più deboli, ma l'importante è rimanere ancorati, perché se un anello debole si rompe, la catena si spezza. E c'è qualcuno che deve ricominciare dall'anello numero uno, e quindi deve ricominciare dal primo anello. Quando Abramo ha creduto nella promessa del Signore, non sapeva quale sarebbe stato l'ultimo anello della catena. Non sapeva che alla fine della sua lunghissima catena sarebbe stato questo. Alla fine della catena. Pace a Abramo. Sapeva che la sua catena avrebbe recato Cristo, non sapeva, aveva creduto nella promessa, ma non sapeva che quella promessa comportava l'arrivo di Cristo, di un Salvatore, del Messia, di colui che avrebbe risolto il problema eterno del peccato. Se Abramo avesse atteso di avere tutta la sapienza, tutto il coraggio, tutta la capacità che serviva, o se Davide avesse rinunciato perché sapeva che era un peccatore, che era un assassino e una persona che era andata da una donna di un altro, se avesse detto: io non posso fare il lavoro del Signore perché sono una adultera e sono un assassino. Oppure se Rahab avesse valutato che, essendo una prostituta, una ex prostituta, non poteva servire il Signore, allora la catena si sarebbe interrotta, l'anello debole sarebbe andato e qualcuno avrebbe dovuto incominciare di nuovo, e questa genealogia avrebbe avuto altri nomi. Non è che non ci sarebbe stata una genealogia, perché Dio l'avrebbe fatto comunque, avrebbe avuto altri nomi. Vuoi essere nella vuoi essere. Sapete che cosa ho notato nella catena che unisce Abramo a Cristo?
la fede che gli anelli più forti, che gli anelli più forti, non gli anelli perfetti, perché tutti quanti sono anelli imperfetti, sono quelli che avevano una fede incrollabile. Gli anelli più forti, c'erano anelli più deboli, gli anelli più forti, ma quelli più forti erano quelli che, nonostante i loro problemi, nonostante le loro limitazioni, nonostante i loro sbagli, nonostante i loro peccati, avevano una capacità di credere in quello che gli era stato detto dal Signore. La fede che Abramo aveva cercando di contare le stelle, che avrebbe dovuto essere il numero delle persone, dei suoi discendenti. Immaginate, credere che i tuoi discendenti saranno come le stelle nel cielo. Dio aveva detto, contale se puoi. O quella di caricare un asino con la legna, sapendo che fra 3 giorni quella legna servirà per sacrificare il tuo unico figlio al Signore, perché lui te l'ha detto. O la fede di Davide, di scrivere un salmo di lode al Signore mentre stai dentro una grotta nascondendoti da Saul che vuole uccidere. O quella di Giosuè, di entrare nel posto che il Signore ti ha detto, questa è la tua terra, entri e trovi giganti, e dici, e questa è la mia terra, e lui dice, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, perché? Perché il Signore ci ha detto che ce l'ha questa terra. O quella infine di Salomone, di arrivare alla fine di una vita mandata alla malora da quei vizi, mandata alla malora dal fatto che sei stato con 1000 donne e ti hanno pervertito il cuore, tanto da farti adorare, inginocchiare alle statue di altri dei. Ma arrivi alla fine e scrivi un libro, Ecclesiaste, dove dici, Signore, tutto quello che ho fatto in maniera, tutto sbagliato, l'unica cosa che vale è che io credo in te, l'unica cosa che vale è la tua parola che io voglio sentire. È per questo che dovresti essere eccitato, è per questo che dovresti essere eccitata nel leggere quella genealogia in Matteo 1. Perché parla di te, parla di me, parla di persone imperfette, parla di persone che nonostante i loro difetti possono far parte della catena di Cristo. Vuoi essere un anello debole? O un anello forte? Vuoi essere debole e rompere la catena di Cristo? O vuoi essere un anello forte e contribuire alla catena di Cristo? Quella genealogia è lì per dirti 2 cose, poi è probabile che tu ne abbia altre da dire. La prima è: non aspettare di essere perfetto, non aspettare di essere perfetta prima di sentire il Signore. Dio ti dice, servimi nei tuoi limiti, servimi così come sei adesso, con tutti i tuoi difetti, con tutti i tuoi problemi, con tutti i tuoi disagi, con tutti i tuoi passati peccati. La seconda è: tu non sai a cosa condurrà la tua catena. La tua catena condurrà probabilmente a cose grandi, molto più grandi di quelle che tu ti immagini. Abramo non sapeva che c'era Cristo alla fine della sua catena. Se gliel'avesse detto, Dio non ci avrebbe creduto, sarebbe stato spaventato. Ma lui è stato fedele, lui ha creduto nella promessa di contare le stelle nel cielo. Tu non sai, ma
Ma se Dio ti dice, se tu la inizi, se tu inizi la catena, o prosegui la catena, o incoraggi altri ad aprire la catena, allora io farò grandi cose per te. Tu lo sai, perché l'hai già visto che io lo faccio. Io lo faccio davvero. Ultima versetta, Benjamin. Questo. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Quale anello vuoi essere? Vuoi essere un anello forte che dura mille generazioni? Vuoi essere un anello debole che porta sette generazioni di maledizione? Io voglio essere un anello forte, nonostante i miei peccati, nonostante i miei limiti e nonostante sia imperfetto come tutti gli altri. Preghiamo. Grazie Signore Gesù, grazie Dio, grazie di questa genealogia, grazie che tu ci fai vedere che non servono super uomini e super donne, ma servono semplicemente uomini e donne che vogliono mettersi a disposizione tua, fare il tuo lavoro nel posto dove sono, nel momento dove sono, con i peccati, con le limitazioni, con i problemi che ciascuno ha. Se tu che mi hai ascoltato oggi, mi hai ascoltato, sei stato colpito da qualche cosa, prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Signore, grazie. Grazie che ci dimostri che non serve essere un superuomo e super donna. Grazie che oggi mi stai testimoniando con queste parole che io posso essere un anello forte e Signore veramente voglio essere. Aiutami a essere l'anello forte che comincia la vita in Cristo della mia famiglia o che prosegue la vita in Cristo della mia famiglia. Aiutami ad essere l'anello che testimonia ad altri perché possano iniziare la loro vita. Ti prego tutto questo nel tuo santo nome, Signore Gesù, e mandami il tuo Spirito Santo perché possa adempiere il tuo lavoro così come sono in questo momento. Il nome tuo, prego. Amen.